piace? Quanto ti piace? Quanto ti piace? Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, in questo video avremo un'amichetta speciale a farci da protagonista. Lei è Akira, me l'avete chiesto in un po' di voi nello scorso video quando la sentivate zompettare tutto il tempo. E quindi ho deciso di farvi il tag del mio amico peloso. Cominciamo subito con le domande. Allora, la prima domanda è: come si chiama? Lo sapete già, si chiama Akira. Akira è un nome giapponese, è unisex, vuol dire luminosa e viene appunto utilizzato sia per i maschi che per le femmine. Sia io che il mio fidanzato conoscevamo il fumetto quando eravamo un po' più ragazzini. E se no, per il famoso regista Akira Kurosawa, piuttosto che tantissime altre Akira, un nome abbastanza usato in Giappone. Seconda domanda: che animale è e di che razza è? È abbastanza palese, è un cane, una cagnuna di taglia medio-grande ed è un Golden Retriever. È particolare perché non è come i classici Golden Retriever color miele, col pelo lunghissimo, ma ha il pelo molto chiaro. Da piccola era un baciuffolo bianco e la scambiamo sempre per un mare in mano, e ha il pelo un po' più corto. Adesso vabbè, lei è cucciola quindi dovrà crescerli, però di solito i golden hanno il pelo molto più vaporoso e più lungo, quindi si differenzia un po' da tutti gli altri per questo. Terza domanda: da quanto tempo ce l'hai? Allora, l'avevo presa lo scorso anno il 9 dicembre, quindi ce l'ho da poco più di un anno, infatti lei è proprio una cucciolona. Come l'hai avuto? Allora, siamo andati a prenderlo, io e il mio fidanzato l'abbiamo comprata perché volevamo un Golden Retriever, perché è il nostro primo cane e quindi volevamo un po' andare sul sicuro, non avendo esperienza, non sapevamo come comportarci e preferivamo avere un cucciolo di una razza che sapevamo già fosse molto tranquilla, molto pacifica, molto affettuosa, e quindi siamo andati appunto sul sicuro, l'abbiamo presa da dei ragazzi veramente veramente gentili e carinissimi, che tra l'altro saluto se mi stanno guardando. Quanti anni ha? L'ho detto praticamente prima, lei ha un poco più di un anno e due mesi e mezzo, adesso l'8 gennaio farà un anno e tre mesi. È una cucciolona. Racconta qualche sua stranezza. Potrei stare qua tre ore e non la finiamo più questo video. A Chirona, noi la chiamiamo Chirona affettuosamente. Chirona è già ben strana, è una patatona, però ha l'energia di una cucciola e non è il classico golden, magari molto tranquillo che dorme tutto il giorno. Lei vorrebbe spaccare tutto, correre, giocare come una pazza tutto il giorno. La sua stranezza, diciamo che la cosa strana è che non indica se lei deve fare la pipì e le scappa, non è che va davanti alla porta come molti a indicare che vuole uscire. Lei non indica, ti guarda, ti viene vicino, ti guarda e comincia a piangere. Idem se vuole qualcosa, infatti nell'altro video la sentivate piangere perché aveva la pallina sotto un mobile e piangeva perché vuole che io gliela prendo. È un poco viziata. E poi un'altra cosa strana è al mattino quando le diamo il pezzo di pane, così un po' come snack per fare colazione, comincia a fare una danza, un ballo tutto strano e come una pazza, sembra un cavallo pazzo, sembra il momento più bello della sua vita. Magari mi metto uno spezzone se riesco a farvelo. Settima domanda: cosa significa per te il rapporto con lei? Sì, è la mia bambina. Fin da quando l'ho presa, fin da quando era cucciola, mi ha aiutata nei momenti in cui ero più triste, mi ha rallegrata ancora di più nei momenti in cui ero felice, è una compagna di vita. Sempre con me, sempre con noi, con me e il fidanzato, ce la portiamo ovunque. Madonna, ancora che bella donna. E niente, non si può stare senza di lei. Sia io che lui ce l'abbiamo tatuata, poi magari vi metto una foto. E è la nostra piccolina di 30 kg. Poi, quali sono i momenti più belli con lei? I momenti più belli sono quando ti si accoccola
in braccio sul divano, vuole le coccole, sono quando la porti fuori ed è talmente contenta che comincia a scalpitare come fosse un cavallo imbizzarrito, quando ti dà soddisfazione perché è molto intelligente, qualsiasi cosa gli insegni lo capisce subito, ha imparato fin da quando era cucciolina, era proprio piccolissima, appena presa 2 mesi, già imparava, aveva imparato la parola seduta, la parola zampa, impara il freddo, impara a incoricarsi, a mettersi a terra, a girare per tentare di farla morta, a stare ferma, ad aspettare, insomma, ad attraversare la strada. È bravissima e molto intelligente. E quindi dà un sacco di soddisfazione. E poi, vabbè, quando rientra a casa, penso che nessun umano possa fare delle feste come te le fa lei. Arriva a piangere, a prendere i pupazzi, a coricarsi, a fare la matta, come se non ti vedesse da 10 anni. Madonna, una topolina. Quale soprannome ha? C'è chi la chiama Aki, il mio fidanzato lo odia. A me non dispiace, però per tutti quanti è Achirona. Come fa a non essere Achirona? Cioè, la vedete, no? Vedete quanto è grossa? Ecco, Achirona, direi che è il suo soprannome più azzeccato. Quali sono le parole che riconosce? Sì, ne ho dette praticamente quasi tutte prima, oltre a papà, che adesso non le fa più tanto effetto perché ha appena mangiato, se non si ha fame comincia a drizzare le antenne. Vabbè, seduta, appunto, terra, sbam, quando deve far finta di morire. Resta ferma, aspetta, andiamo di qua, andiamo di là, gira. È una brava cagnolona, intelligentissima e testarda, però, perché comunque sia, ce l'avevano detto, che Gold è l'unica cosa che sono un po' testardi. E in effetti, diciamo che è un po' testarduccia, poi sarà anche che i figli è uniche, perché qualcuno non mi fa prendere un fratellino o una sorellina, e quindi tutti i vizi sono per lei, e questo diciamo che sappiamo che non ha aiutato il suo essere un po' viziatella, però è una patatina, non mi immagino senza di lei, non ci voglio pensare. E niente, io l'ho desiderata per 30 anni e finalmente ce l'ho. Spero che sia con noi il più tempo possibile, e per chi non ha un cane e ha dubbio se prenderlo o no, io posso solo dire assolutamente sì. Non c'è sbattimento, non c'è ma che pizza, ma tanto sono al giardino come faccio. Lei da sola non ci fa, lei deve stare attaccata a noi, sempre un'ombra, e portarla fuori è un piacere. Non è questo sbattimento come si può immaginare. Chi c'è? Un papino in ferie. Un papino in ferie. E tu? Zampa. L'altra. Terra. Brava! Io, Akira e il suo spirito da terremoto, vi salutiamo e al prossimo video. Ciao!